Eccola! La bandiera di Cappuccini qui sta restaurata, restituita alla città. Torna a splendere la Madonna dei Cappuccini della città di Pesaro, a distanza di 9 mesi dal sisma che aveva provocato gravi lesioni alla cosiddetta Madonnina. Il Lions Club Pesaro della Rovere, unitamente a Renco e all'amministrazione comunale pesarese, annunciano la fine dei lavori di restauro. Una bella emozione, motivo davvero di grande soddisfazione, tanto che oggi era presente tutta la giunta, eravamo presenti tanti consiglieri comunali. La statua, la Madonna dei Cappuccini, è il simbolo, come abbiamo detto, il simbolo della città, quindi un simbolo non solo cristiano, un simbolo non solo per il quartiere di Pantano, ma per tutta la città. Il 9 novembre, la mattina del 9 novembre, è diventata a suo malgrado anche simbolo del terremoto, quindi insieme ai Lions, che si sono subito prodigati insieme all'amministrazione per cercare di trovare un modo per restaurarla e quindi recuperare quella parte del capo che era caduta, come amministrazione comunale ci siamo sentiti subito in dovere di cercare di mettere a disposizione tutto quello che potevamo per recuperare questo simbolo. Poi insieme appunto ai Lions, alla Renco, alla società Etro Restauri si è riusciti a fare davvero un bel lavoro in un tempo anche ragionevole, in un'area, come dicevo, anche oggetto di una riqualificazione importante, perché qua alle mie spalle c'è il cavalcaferrovie dove sono in corso i lavori di sicurezza, di messa in sicurezza di quelle che sono le barriere, e sono in corso i lavori del sottopasso pedonale, ciclo pedonale, e al tempo stesso anche un deposito delle biciclette proprio qui alle mie spalle nella zona del parcheggio. Questo è un evento che noi ci rende molto orgogliosi e fieri, perché è un atto di sensibilità e concretezza del mio club nei confronti della città. Ovviamente recuperare, ridare alla città nella pienezza dello splendore la Madonnina rovinatasi a seguito dell'evento sismico dell'anno scorso è stato molto importante e è un evento che ci ha impegnato tutto l'anno. Per questo io ringrazio Chiara, che è il past president, che ha voluto e ideato questo, come tutti i soci del mio club, per l'apporto che hanno dato alla realizzazione di questo evento. L'importante è che noi abbiamo anche fatto sinergia con il Comune e con la Renco, e questo ci ha consentito appunto di recuperare appieno la Madonnina. I lavori di restauro appena terminati sono stati eseguiti da Michele Pagani. È stato fatto un intervento di consolidamento della Madonnina proprio a seguito dei danni del terremoto, e una parte della calotta cranica è caduta a terra, quindi è stata recuperata, consolidata e ricollocata nella sua posizione originaria attraverso dei perni in acciaio inossidabile, delle resine speciali che possono consentire, diciamo, sia la sua stabilità e anche la sicurezza per l'incolumità delle persone. Un impegno importante fatto anche però con il cuore. Sì, indubbiamente il nostro lavoro è sempre fatto con il cuore, perché è un lavoro molto complesso, difficile e quindi anche di grande sacrificio, per cui il cuore ci va sempre messo. Questo è un restauro importante per la comunità. Certo. È vero che è legato al terremoto del 9 novembre dello scorso anno, però è pur vero che ci siamo accorti che aveva bisogno di essere restaurato. Ma al di là del restauro materiale necessario, questo restauro ti dice qualcosa di altro, che è il restauro delle relazioni, perché sotto l'immagine della Madonna, sotto lo sguardo della Madonna, c'è una relazione di figli, per cui una relazione da fratelli poi, no? Di cui ne abbiamo un estremo bisogno.